Allora, siamo qui a pagare le conseguenze di aver preso con noi Anacaona, che è la figlia di Tepictotan, e ha detto no, mio padre non si arrabbierà se vengo con voi. Cioè, beh, magari le guardie vi picchieranno un po' perché non sono tanto d'accordo, però... E io ho detto, vabbè, la prendo, vado a parlare subito col padre. E invece no, abbiamo cercato di uscire dalla città e ci siamo trovati con tipo 11 soldati nemici, 2, 4, 6, 8... 10, 11 e dobbiamo scappare fortissimo. Cioè, oh, questi sono due posti in cui possiamo fuggire, ma noi siamo tantissimi. Non so che cosa fare. Non so cosa fare con la strategia, perché potrei temporeggiare e restare qua se loro mi vengono addosso, ma potrei anche prendermi un sacco di botte. Questi cosa sono? Sono guerriero, campione, guerriero, trappoliere, questo è la cerbottana. No, quello è l'arco. Arco. Arco. Guerriero. Guerriero. Arco. Guerriero. Arco. Sono più gente da corpo a corpo di quelle che abbiamo a distanza. Non possiamo prepararci, tra l'altro. Io li farei avanzare. Ma scusami, ho due scout. Ah no, loro hanno lo scudo adesso perché sono saliti di livello. No, e lui forse che non è. Perché ha lo scudo questo? Ah no, perché lui ha equipaggiato la alabarda. Ok, non è equipaggiamento, semplicemente diverso. Tu hai una linea di fuoco su... sì. Su quello sì, su quest'altro... sì, ma non è un granché... quello meno che meno. Allora, facciamo che spari e ti sposti. Tu riesci a sparare e spostarti, magari stare qua che non rompi le scatole, sì. Vai. Ma bravissimo! Allora, lui è soldato, lo mettiamo qua. A tankare un po' di colpi. Tu vai qua. Tu esploratore vai qua. Tu medico stai qui nascosto. Non ha granché senso che io... Allora, intanto giriamo la mappa che mi sembra più conveniente. Non usiamo la difesa perfetta per ora. Sono rimasti solo più in 10 ed è già una buona situazione. Potremmo anche seccarli tutti, in realtà. Con questi non posso più fare quello perché hanno già agito, effettivamente. Quello prova la cerbottana. Non vorrei che ci si radunino tutti addosso. Però non hanno tanta vita, quindi dovrei riuscire a sfoltirli un po' man mano che arrivano. Nella scorsa volta quelli sotto, nel sottosuolo, quelli lontani non se ne muoveva nessuno. Poi adesso corrono tutti come dei pazzi. Ne abbiamo ancora 10. Ah no, ok, non sono avanzati tutti. Però qua ne abbiamo già un bel numero. No, quello non ne vuole sapere di avanzare, sembra. Io farei una barricata qua e manderei i miei due a sparare a quello.
Oppure temporeggiamo ancora un turno. Facciamo così allora. Sposto questo che ha tanto movimento. Allora tu dovresti riuscire ad andare qua, sparare e tornare indietro. Fino a un certo punto. Tu quando torni, ok, lui torna bene indietro. Va bene così, dai. Tu medico stai qua dietro, così almeno non ti vede nessuno. Quelli hanno difeso, per cui anche se ci arriva qualcuno addosso dovremmo parlare un po' di più. Manca. Ok. Vai. Ok. Posso ancora accamparmi qua per un turno, eh? Tu riesci a prendere di mira qualcuno? Mi sa di no. Tu riesci a spostarti? Vai, spostati qua. Tu vai qua, vediamo se hai... No, chi è che ti copre? Ah, il tizio là. Tu puoi spostarti di una e poi tornare? Penso di sì. A pochissima precisione, vabbè dai, ci proviamo. Grandissimo. Metto un medico, stai qua dietro. Qui sei sempre vicino, ma... Dovremmo farcela senza problemi comunque, penso. Perché si stanno tenendo tutti molto a distanza. Ah! Ok, questo l'ho sentito. Però abbiamo il medico che ancora non ha agito, non ha fatto niente, per cui... Direi che non è un problema. Allora... Tu vai su questo? Non so se ha senso, se ha senso avanzare in questo momento. Tu hai il tiro su questo, sì. Tu vai su quello intanto. Quello lo vede anche, sì. Allora io direi che questo dovrebbe avere abbastanza attacco per poter andare qua e poi tornare indietro. Allora, cura questo. Torna indietro. Tu hai ancora l'azione, eh? Sì. No, quello ha già agito, ha già... No, quello no. Però manterrei ancora la posizione. Se loro sono così scemi da... venirmi addosso. Ok, allora quanti sono rimasti? Ah, ce ne sono 3, 4, 5 e 2, 7. Ok, sono ancora in vantaggio numerico, ma non per molto. Allora, vai su quello. E tu? Non lo so perché non ho usato quello di precisione, ma andiamo adesso. Yes! Avanziamo o no? No, non avanziamo ancora, facciamolo venire, perché poi dopo ci mettiamo a rischio.
Non abbiamo un limite di turni, penso. Cioè, non ce lo indica per cui. Ok, no niente, non avanzano. Allora direi che avanzo io. In questo modo. E qua dovrebbe poter vedere bene, no? Sì. L'esploratore è lui, vero? Sì. Ha il coltello? No. Forse perché non ha abbastanza... Ok. Ok, non c'è... caduto, ma... va bene. Ah, ci viene addosso, ma sei scemo. Adesso ne hanno ancora 6, mi pare, loro, no? Dovrebbero essere ancora in 6, quindi dovremmo farcela senza problemi. Aia! Ah, questo è un attacco di opportunità, per cui direi... tiralo giù, giù, ok. Così tu adesso vai su questa. Tu vai su questa. Tu vai qua. No! Come? Allora aspetta, facciamo così. Ecco, poi torno indietro. Ok. Sono rimasti solo trappolieri? Trappoliere, trappoliere. Trappoliere. Guerriero. Ok, no, quello dovrebbe pestare anche, però... una linea di tiro buona. Dov'è che è il tizio? Ah no, c'è la roccia davanti, vede? No. Avevo troppo poca precisione su quel tiro, effettivamente. Copertura totale, proprio niente. Statene là. Stai qua. Mettiti dietro, che poi lì c'è più vita di te. Ah, questo ci viene addosso, guarda. Ma dai, sei idiota, ti butti così nel gruppo. Fallito. Fallito. Ok. Allora, vai. Facciamoli avanzare un po' anche se non difendono. Tanto hanno già agito. Dov'è il prossimo loro? È troppo lontano, è lassù in cima. Chi cavolo lo vede? Ci sono gli alberi di mezzo. Vai. Ok. Aspettiamo che possiamo correre anche un po' di più, eh.
Dai, vai là. Non siamo in un'ottima posizione difensiva, ma non importa. Tanto ormai siamo in super maggioranza numerica. Sono messo solo più in tre di loro, mi sa. Questo ci viene addosso addirittura. Tiro rapido, non ci prendi. E infatti non ci ha preso. Allora, vai qua. Vai qua. Vai qua. E poi noi abbiamo detto, siamo della gente diversa, non siamo cattivi e brutti. E poi rubiamo la figlia del capo. Oh. Sono messo solo più in due, mi sa. Per cui corriamocela anche. Sì, so che potrei uscire di là, ma voglio finirmi tutta la strada. Bello questo livello comunque, cioè dico come level design, tutto così stretto lungo il fiume perché stiamo cercando di scappare. No, ho appena realizzato. Non c'è un fiume nella città. Per cui questo fiume non lo so se lo sono inventati. Sta proprio decantando, ah no, un bel level design, la città è uno che fugge, però non c'è il fiume nella città. Vediamo se riesco a prendere qualcuno di mira magari. Sì, vai, 68 non è un granché, ma... Sembra meglio di niente. È una copertura paraziale. Non è lo stesso, non penso che si muoverà. L'ho preso? 34 punti ferita. Mareo. Aia. E poi scappa. Allora, vediamo un po'. No, lui non riesce a passare, sono gli altri due davanti ovviamente. Tu riesci a pinzarlo, sì. Però aspetta, fatti prima curare. Prima di correre in braccio al tizio. Ciao! Voi invece correte dall'altro lato in faccia all'altro tizio. Ma quello non lo metto là in mezzo perché vorrei più che altro lasciare una linea di tiro per i miei due tizi se possibile. Non ho visto se c'era la linea di tiro, mi pare di sì. Ok, è andato. Dov'è l'ultimo? No, è coperto dal mio. Riesci a spostarti, tizio? No! Non si sposta! Io non posso più muovere. Vabbè, avanza qua. Tu medico, cura te stesso. LOL. Non può fare niente. Perché si prende attacco di opportunità? Di tutti! Ciao! Vittoria perfetta. Cos'è che... mi ha preso un achievement.
Ah, ok, ottieni la vittoria perfetta in una battaglia in cui devi scappare. Buono. Invece di limitarti a fuggire, la tua testa d'argento ti spinge a rimanere e ordini alle tue truppe di combattere. Ti guardano come se fossi matto, ma seguono i tuoi ordini. Quando la battaglia è finalmente finita, la giungla è disseminata dai tuoi uomini, metà incoscienti e l'altra metà che si contorce per il dolore. Anacaona trema dietro i tuoi carri, totalmente sconvolta. Assicurati che sopravvivano. Anacaona sembra calmarsi un po' quando dai l'ordine di verificare che i sopravvissuti stiano bene. Non tutti se ne andranno senza delle ferite permanenti, ma quando decidi di ripartire, hai la certezza che nessuno di loro morirà. Beh, per fortuna. Cos'è che ho preso? Achievement? Ah, recluta Anacaona. Avendo visto il tuo lato più compassionevole, Anacaona salta su uno dei tuoi carri e si sistema nell'angolo sopra alcuni sacchi, chiedendosi se ha fatto la scelta giusta a venire con te. Perché effettivamente se fossi scappato e basta, magari diceva non vuole fare del male ai tizi, e invece io gli ho fatto del male. Però scusa, io vorrei comunque provare a parlare col tizio. Mi fa parlare adesso che ho rubato Anacaona, ti ho rapito Anacaona. Stanno arrivando i tizi. Il capo Tepictoton non ti vede. Alla porta le sue guardie ti respingono in modo gentile ma fermo. La tua sfera è tesa dopo la faccenda del rapimento di Nakaona e tutto il resto. Ok. Ma ce l'hanno con me questi tizi? Ma ce l'hanno con me di brutto? Dove vanno? Boh. Ah, mi dice che c'era un luogo di interesse da queste parti, no? Più in là, tipo qua. Ma è questo? Qua c'è un tesoro. Più che... No, aspetta, raccogli le erbe. Che non si sa mai, ne abbiamo poche. Dov'è questo luogo di interesse? Questo luogo di interesse è il tesoro? Ma siamo pieni di luoghi di interesse. Vabbè, niente, mi sa che ci conveniva andare a prendere la montagna, là. Ah no, era il cairn qua sopra, forse il luogo di interesse, vuoi vedere? Sì. Era quel cairn qua. Ma gli altri selvaggi là dove sono andati? Boh, sono spariti per sempre. Speriamo. Allora. Come si è messi a cibo? Ma Anacaona? Come stai Anacaona intanto? Scusa, aspetta, prima di fare l'accampamento, Anacaona, bellissima mia, dov'è che è? Ah, la mette per prima perché ovviamente è in ordine alfabetico. No, non lo so. Lei è civile. Sono unità di combattimento molto deboli, ci sta infatti. Più due di diplomazia però mi dà. Buono. Abilità di accampamento superiore alla media. Quindi... Ah, tanto caccia, tanto erboristeria e tanto sviluppo. Buono. Se la faccio salire di livello le metto 3 punti in caccia e abbiamo una cacciatrice fenomenale. Equipaggiamento non ce ne serve niente. Io la farei salire di livello. Allora, non ci servono le armi in realtà. Il fatto che quando sarei di livello non ci sono abilità passive sul abilità di accampamento, mi pare. Spara le gambe, tiratore scelto, vendicatore, vista notturna. Le do l'arco. No, se lo facciamo è quello del medico, perché quello del medico dovrebbe guarire più in fretta, però da quelli di combattimento. Beh, vabbè, mettiamone quella. Allora io farei 3 su caccia, tutti e 3 su caccia, sì. Non abbiamo preso dell'equipaggiamento, ve lo do per l'ultima battaglia? No. Allora, accampiamoci e mettiamo... Lei la mettiamo a caccia, di sicuro, assolutamente.
Sarebbe più buono anche a conservare. Però, cos'è tipo? Pur per rango, per condizione, per nome. Per incarichi, mi piace più incarichi, ecco, così vediamo subito caccia con caccia, guardia con guardia. Allora, visto che abbiamo così tanto caccia, però, dov'è il nostro tizio? C'era un pattugliatore, eccolo, Quintero. Quintero, tu vai a pattugliare allora. Ah, però la guardia è molto difficile. Eh no, mi sa che qua ci servirà allora qualcuno a guardia in più dei nostri cacciatori. I nostri cacciatori, abbiamo qualcuno di buono. Sì, Trevino. Trevino stai a guardia, di guardia, perché se no mi sa che è un po' troppo bassa la situa. Sì. Tra l'altro questo episodio sta durando un'eternità. Un'eternità. E lo sviluppo cosa sta facendo? Sta facendo il carro, vero? Sì. 17 giorni, ottimo. Ci accampiamo, poi dopo salviamo. 11 di... Ok, le cose resistono, 11 unità di carne. Benissimo, allora io vi ringrazio per la visione di questo video, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata.